Giro di boa per il Gala Sviluppo per illustrare il piano di azione locale dell'area del Pollino e arrivare così alla data del 31 ottobre stabilita dalla Regione Calabria, preparati alla presentazione del progetto che ha, lo ricordiamo, una dotazione finanziaria di 2.784.000 euro. Gli ultimi due incontri pubblici prima del 27 per la plenaria conclusiva che si terrà a Castrovillari il prossimo 27 ottobre, che vedrà la partecipazione dell'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, si sono tenuti a Campotenese, area del Pollino, e a Mottafollone, nella Valle dell'Esaro. Vengono ascoltati i veri protagonisti, poiché sono non solo i soggetti istituzionali, le amministrazioni locali che stanno, voglio ringraziare i sindaci che stanno partecipando tutti, ma soprattutto poi anche gli operatori privati, perché poi le misure a piano approvato da parte della Regione, le misure poi saranno appannaggio soprattutto di attività che investiranno il settore dell'agroalimentare, il settore della ricettività turistica, il settore dell'artigianato di qualità, e quindi sotto questo aspetto questa partecipazione è di grande conforto. Il piano di azione locale punta su una variegata scelta tra la biodiversità e il paesaggio, le energie alternative, l'artigianato di qualità, il biodistretto e l'agroalimentare. L'occasione di sviluppo per i nostri territori, specie per quelle realtà rurali che hanno bisogno di sostegno economico. Ecco quindi che ringraziamo il presidente Pappaterra, così come il direttore Arcidiacono, per l'impegno che profondono affinché questi fondi possano essere utilizzati dalle nostre realtà e dai nostri territori. Sta dando la possibilità soprattutto ai privati, insieme ai comuni, di fare una partnership strategica, quindi in un'intrapresa pubblico-privata, che secondo me può essere un volano, questo sì, è molto reale, di crescita e di sviluppo. Ricordiamo che sono ben 14, 10 dell'area del Pollino e 4 della Valle dell'Esaro, i comuni che grazie al lavoro della struttura tecnica amministrativa del GAL viaggiano insieme per la riorganizzazione del sistema dell'offerta territoriale, favorendo lo sviluppo di partnership locali tra comunità, soggetti e progetti, al fine di attivare processi di formazione e sviluppo imprenditoriale che valorizzino le risorse locali. Noi, le nostre pretese non è che sono chissà quante, però abbiamo dei sogni. E certe volte poi i sogni si possono avverare.